Il viaggio, senza biglietto. Le letture di Caffè Italia. Si chiama Roberto Della Grive, il protagonista dell'Isola del giorno prima di Umberto Eco. Lo trovate in libreria per Bompiani. Io sono Dario Albertini, bentornati o benvenuti a Il viaggio senza biglietto. Stiamo leggendo questo romanzo che, mi permetto di dire, è veramente molto bello, perché c'è la fantasia, c'è la storia, e nella lettura che sto per proporvi andremo proprio nella storia. Facendo un passo indietro, Roberto Della Grive è un naufrago. È naufrago della Amarilli, che si arrampica sulla murata della nave Daphne, deserta, non si sa perché. C'è una traccia che riconduce alla peste, ma sarà stata quella a far scomparire del tutto? Non c'è traccia. L'equipaggio? Chi lo sa? C'è l'esplorazione della nave da parte di Roberto, ci sono le paure, peraltro comprensibili, ci sono i ricordi, ci sono le lettere d'amore alla sua amata lontana, e c'è, dicevo, la storia. C'è Casale Monferrato, vi dice niente Casale Monferrato nel passato di Roberto? Io vi suggerisco, se ci avete raggiunti proprio sull'uscita di questo episodio, andate a ritroso sul podcast Spotify e sul canale YouTube di Caffè Italia, trovate tutte le letture precedenti. Allora, cosa c'entra Casale Monferrato? Lo scopriamo iniziando a leggere il capitolo 2 dell'Isola del giorno prima di Umberto Eco. Roberto lascia capire assai poco dei suoi 16 anni di vita prima di quell'estate del 1630. Cita episodi del passato solo quando gli paiono esibire qualche connessione con il suo presente sulla Daphne, e il cronista della sua cronaca riottosa deve spiare tra le pieghe del discorso. A seguire i suoi vezzi, apparirebbe come un autore che, per dilazionare lo svelamento dell'omicida, concede al lettore solo scarsi indizi, e così rubo accenni come un delatore. I Pozzo di San Patrizio erano una famiglia di piccola nobiltà che possedeva la vasta tenuta della Griva ai confini dell'Alessandrino, a quei tempi parte del Ducato di Milano e quindi territorio spagnolo, ma che per geografia politica o disposizione d'animo si riteneva vassalla del marchese del Monferrato. Il padre, che parlava in francese con la moglie, in dialetto con i contadini e in italiano con gli stranieri, con Roberto si esprimeva in modi diversi a seconda che gli insegnasse un colpo di spada o lo portasse a cavalcare per i campi bestemmiando sugli uccelli che gli rovinavano il raccolto. Per il resto, il ragazzo passava il suo tempo senza amici, fantasticando di terre lontane quando si aggirava annoiato per le vigne, di falconeria se cacciava rondoni, di lotte con il drago se giocava coi cani, di tesori nascosti mentre esplorava le stanze del loro castelletto o castellaccio che fosse. Gli accendevano queste vagabondaggini della mente i romanzi e i poemi cavallereschi che trovava impolverati nella torre meridionale. Dunque, ineducato non era. E aveva persino un precettore, sia pure stagionale, un carmelitano, che si diceva avesse viaggiato in Oriente, dove, mormorava segnandosi la madre, insinuavano si fosse fatto musulmano. Una volta all'anno arrivava alla tenuta con un servo e quattro muletti carichi di libri e altri scartafacci, e veniva ospitato per 3 mesi. Che cosa insegnasse all'allievo non so, ma quando è arrivato a Parigi Roberto faceva la sua figura e comunque apprendeva sveltamente quel che udiva.
Di questo carmelitano si sa una cosa sola, e non è un caso che Roberto ne faccia cenno. Un giorno il vecchio pozzo si era tagliato pulendo una spada. E vuoi che l'arma fosse arrugginita, vuoi che si fosse lesa una parte sensibile della mano o delle dita, la ferita gli dava forti dolori. Allora il carmelitano aveva preso la lama, l'aveva cosparsa di una polvere che teneva in una scatoletta, e subito il pozzo aveva giurato di avvertire sollievo. Fatto sta che il giorno dopo la piaga si stava già cicatrizzando. Il carmelitano si era compiaciuto per lo stupore di tutti e aveva detto che il segreto di quella sostanza gli era stato rivelato da un arabo, e si trattava di un medicamento ben più potente di quello che gli spagirici cristiani chiamavano unguentum armarium. Quando gli avevano domandato perché mai la polvere non andasse posta sulla ferita, bensì sulla lama che l'aveva prodotta, aveva risposto che così agisce la natura, tra le cui forze più forti vi è la simpatia universale che governa le azioni a distanza. E aveva aggiunto che, se la cosa poteva apparire difficile da credere, non v'era che da pensare al magnete, il quale è una pietra che attira a sé la limatura di metallo, o alle grandi montagne di ferro che coprono il nord del nostro pianeta, le quali attirano l'ago della bussola. E così l'unguento armario, saldamente aderendo alla spada, attirava quelle virtù del ferro che la spada aveva lasciato nella ferita e ne impedivano la guarigione. Qualsiasi creatura che nella propria fanciullezza sia stata testimone di tanto non può che rimanere segnata per tutta la vita. E vedremo presto come il destino di Roberto sia stato deciso dalla sua attrazione verso il potere attrattivo di polveri e unguenti. D'altra parte, non è questo l'episodio che abbia maggiormente marcato l'infanzia di Roberto. Ve n'è un altro. E a parlar propriamente non è un episodio, ma una sorta di ritornello di cui il ragazzo aveva serbato sospettosa memoria. Dunque, pare che il padre, che certamente era affezionato a quel figlio, anche se lo trattava con la rudezza taciturna propria degli uomini di quelle terre, talora, e proprio nei suoi primi 5 anni di vita, lo sollevasse da terra e gli gridasse fieramente: «Tu sei il mio primogenito!» Nulla di strano, invero, tranne un veniale peccato di ridondanza, visto che Roberto era figlio unico. Se non fosse che, crescendo, Roberto aveva iniziato a ricordare, o si era convinto di ricordare, che a quelle manifestazioni di gioia paterna il volto della madre si atteggiava tra inquietudine e letizia, come se il padre facesse bene a dir quella frase, ma il sentirla ripetere le risvegliasse un'ansia già sopita. L'immaginazione di Roberto aveva a lungo saltabellato intorno al tono di quella esclamazione, concludendone che il padre non la pronunciava come se fosse un ovvio asserto, bensì una inedita investitura, enfatizzando quel tu, come se volesse dire tu e non un altro sei il mio figlio primogenito. Non un altro o non quell'altro. Nelle lettere di Roberto appare sempre qualche riferimento a un altro che lo ossessiona, e l'idea sembra essergli nata proprio allora, quando egli si era convinto, e di che poteva strologare un bambino perso tra torrioni pieni di pipistrelli, vigne, lucertole, cavalli, imbarazzato a trattare coi contadinotti che gli erano impari coetanei e che, se non ascoltava alcune favole della nonna, ascoltava quelle del carmelitano, che da qualche parte si aggirasse un altro irriconosciuto fratello, il quale doveva essere d'indole cattiva, se il padre lo aveva ripudiato. Roberto era prima troppo piccolo e poi troppo pudico
per domandarsi se questo fratello gli fosse tale per parte di padre o per parte di madre, o e in entrambi i casi su uno dei genitori si sarebbe stesa l'ombra di un fallo antico e imperdonabile. Era un fratello, in qualche modo, forse sovrannaturale. Era certamente colpevole della ripulsa che aveva subito, e per questo certamente odiava lui, Roberto, il prediletto. Ci fermiamo. Scusate, ho toccato il microfono. E qui vedete come la narrazione si fa contorta. C'è il dubbio della primogenitura. Cosa mai potrà aver scatenato questo dubbio nell'anima di Roberto Della Grive, che stiamo conoscendo bambino, eh? Siamo indietro rispetto al naufragio della Marilli, siamo indietro rispetto all'esplorazione della deserta nave Daphne. L'isola del giorno prima di Umberto Eco lo trovate in libreria per Bompiani. Ne abbiamo letto un altro estratto e continueremo ancora per qualche episodio. Da Dario Albertini, grazie per l'ascolto. Vi ricordo tutti gli episodi sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Vi aspetto alla prossima tappa di Il viaggio senza biglietto. Il viaggio senza biglietto. Le letture di Caffè Italia.